4 anni fa ormai ci eravamo domandati tutti insieme, noi dell'associazione, del perché riuscissimo così bene a vendere, non so, preservativi, birra in bottiglia e nuovi giocattoli per bambini o jeans a vita bassa. Ci riuscivamo bene, ma dobbiamo guadagnare un sacco di soldi alla multinazionale. A questo punto diciamo che sì, come possiamo invece veicolare messaggi molto più importanti che potrebbero in qualche modo aiutare, forse a cambiare, forse in parte a cambiare il mondo? Potremmo fare attraverso, diciamo, la nostra disciplina, attraverso la comunicazione. Da quel momento in poi è partito quello che era il progetto Q50 da Sicilia. Mi chiamo Pasquale Volpe, mi occupo di design e comunicazione. Qui a Cutro sono il presidente dell'associazione culturale che promuove e lavora questo progetto ormai da 4 anni, lo porta in giro per il mondo. E che cosa fa? Mette a disposizione la professionalità dei giovani che partecipano alla nostra associazione in questo progetto, però a favore di associazioni non governative che hanno esigenze di comunicazione importanti. E lo fa attraverso il nostro progetto. Insieme a noi individuiamo, diciamo, dei temi su cui far lavorare i creativi di tutto il mondo, bandiamo un concorso online, riceviamo dei poster da tutto il mondo, vengono selezionati e poi creano mostre come questa qua a Milano, che è la startup iniziale ogni anno del progetto, che però poi diventano itinerante e fanno il giro del mondo. Come ogni anno il progetto ha il patrocinio dell'UNESCO, delle più importanti associazioni di categoria, e lavora sotto contatto con le non governative, quelle che insieme a noi scrivono i brief su quali facciamo poi lavorare i creativi da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo una nuova partnership che è quella con Libera, questo è il primo contest sulla mafia fatto, è la prima comunicazione sulla mafia fatta in tutto il mondo, quindi è una acquisizione nuova e importante per il progetto. E insieme a loro scriviamo i brief e per loro poi riceviamo i materiali. Quest'anno i lavori sono arrivati da 81 paesi del mondo, quindi abbiamo coperto gran parte del globo, almeno quello civilizzato. E siamo riusciti ad avere quasi 2500 lavori. Vengono individuati 210 lavori, 30 per ogni brief, e poi creano mostre come questa. Quest'anno il progetto partecipa Libera, partecipa il WWF, partecipa Amnesty. Il progetto come l'associazione è composto solo da volontariati, quindi giovani professionisti nel nostro caso che si occupano di design, comunicazione, discipline o hanno a cuore, diciamo, i temi che trattiamo e danno una mano al progetto. Ma questo accade anche, e grazie a questo siamo riusciti anche a portare il progetto veramente in giro per il mondo. In 4 anni il progetto ha fatto 60 mostre in giro per il mondo, vantando città come Bozema, Monterrey, Lulea, Hong Kong, Tel Aviv, ha fatto un workshop all'Exor, presenza all'università, diciamo, a Design Week di tutto il mondo. Ogni volta che arriva perché trova persone illuminate, persone che hanno a cuore il progetto, persone a cui piace il progetto, persone che ci contattano e ci invitano nel loro paese. E trovano lì poi relazioni, praticamente sempre illuminate, perché veramente persone sensibili, che hanno a cuore questi temi, che aiutano noi poi a portare il progetto e fare, diciamo, delle operazioni. E ogni volta che ci spostiamo di città in città creiamo cose diverse, cose che sono più vicine a quella città, che hanno a che fare con quella città, e lavoriamo su temi che sono di quella città. I riconoscimenti più belli sono poi riuscire a portare il progetto in giro, andare nelle università e raccontare le case history, raccontare il mondo della comunicazione sociale e raccontarlo a modo nostro, in modo di un'associazione che veramente lo fa perché ci crede e non come tantissimi altri esempi che potremmo citare di persone che ci hanno fatto una carriera sul mondo della comunicazione sociale e usano la comunicazione sociale per farci un sacco di quattrini. E noi questo non lo facciamo e ci arrabbiamo quando ci vengono fatte proposte di questo tipo. E questo è quello che accade, andiamo in giro, raccontiamo la buona comunicazione sociale e raccontiamo alle persone che bisogna impegnarsi. Ma non bisogna impegnarsi nel fare del design legato a un progetto come il nostro una volta all'anno. Si può essere etici e responsabili tutta la vita facendo il progettista, lavorando anche per una multinazionale o per un cliente nel quotidiano, perché poi bisogna farlo, perché la comunicazione sociale, l'abbiamo sempre detto, lo diremo sempre, non paga poi a fine mese le bollette. Gli ultimi 4 anni abbiamo organizzato quell'associazione legandoci sempre alla mostra di Good, workshop e seminari sulla comunicazione in tantissime università e città del mondo. Abbiamo fatto progetti ad Amsterdam, contattando e andando in 5 università diverse a parlare di comunicazione sociale e della buona comunicazione sociale. Come l'abbiamo fatto a Hong Kong, l'abbiamo fatto a Bozeman. Quindi la soddisfazione è essere a quel tavolo di relatori che un anno prima vedevi come studente, da studente, e che ammiravi. E poi un anno dopo essere lì al tavolo con loro e non condividere più le loro scelte, perché magari non condividevi più il metodo, l'approccio, e hai capito che c'era anche nel mondo chi faceva comunicazione semplicemente a proprio vantaggio. E noi lo facciamo in maniera un po' diversa.